La delibera abbiamo discusso, insomma, in queste sedute, ha portato anche delle modifiche, dei rafforzamenti di quello che era l'indirizzo anche originario della proposta. Ma prima di tutto voglio far presente che questa proposta era stata presentata addirittura prima, no, di tutta questa situazione emergenziale in cui ci siamo coinvolti. E quindi, dal mio punto di vista, ciò dimostra che prima di quelle che oggi magari sono temi sulla bocca di tutti, o visioni di come effettivamente saranno le città del futuro, in realtà questa delibera è una testimonianza documentale diretta che noi già stavamo lavorando su questo. Gli obiettivi che noi abbiamo inserito si sviluppano su più segmenti, dall'attivazione quindi di questo tavolo che servirà per migliorare l'organizzazione della macchina amministrativa al nuovo modello organizzativo di Roma Capitale, che non è più il concetto di macrostruttura come l'abbiamo conosciuto, di macchina amministrativa, ma bensì il principio della città piattaforma, con una serie di principi connessi e collegati al concetto del modello organizzativo della città piattaforma. E noi abbiamo la città che è costituita, in questo caso l'amministrazione, dagli organi decisionali, che appunto sappiamo quali sono, dagli organi di governo, e poi c'è la macchina, quella che una volta era appunto definita la macchina. Io auspico che dall'avvio, diciamo, di questa delibera si possa iniziare questa trasformazione, che è già cominciata e già i primi risultati sono visibili anche grazie a quelle che sono l'elevato numero di servizi che sono stati digitalizzati nel corso di questi 4 anni. I principi che abbiamo ulteriormente e gli indirizzi formulato vanno dalla coprogettazione delle piattaforme, perché le piattaforme saranno effettivamente il luogo digitale dove gran parte dell'attività amministrativa verrà svolta. Quindi è importante anche il tema di come queste piattaforme verranno sviluppate e verranno progettate. Altro elemento, il tema del lavoro agile, sul quale già ci siamo confrontati con gli altri colleghi prima, durante la discussione, al netto del fatto che abbiamo anche approvato un emendamento, mia prima firma, proprio anche che va a rinforzare, a tenere conto dell'implementazione del lavoro agile per lo svolgimento dell'attività amministrativa. E poi l'ulteriore elemento, un ulteriore, se vogliamo dire, correttivo a quello che è, o meglio, va a rinforzare l'attuale disciplina legata al responsabile per la transizione digitale, e dando proprio il compito al Dipartimento Trasformazione Digitale, un compito anche più esteso, se vogliamo, di quello che oggi viene da loro svolto, e mi corre l'obbligo di ringraziare tutti coloro che, anche in questa fase, i direttori, ma anche i singoli dipendenti, hanno dato il massimo su questo. Un tema quindi, quello del responsabile per la transizione digitale, che con questa delibera va a rafforzare anche il coordinamento, la verifica e il controllo di ogni progetto di innovazione interno all'ente. Quindi è una delibera che pone le basi per un nuovo modello di città, appunto la città piattaforma, con l'obiettivo non più di andare a digitalizzare solo alcuni settori, ma di avere prima di tutto un modello che impone la digitalizzazione di tutti, e dove serve anche l'automatizzazione, quindi anche attraverso gli algoritmi e l'intelligenza artificiale, di cui abbiamo già parlato e già c'è una delibera approvata su questo. Quindi il nostro voto ovviamente sarà favorevole su questa proposta di delibera. Vedo i principi espressi e gli indirizzi espressi conformi a quello che è le linee programmatiche,
molte cose che potrebbero non essere ancora state declinate, non attiene a una carenza, ma bensì al fatto che già molte cose sono state fatte, già molte cose sono in corso e quindi non bisogna sempre, come dire, ricominciare da capo. Siamo qui da 4 anni e quindi gli atti vanno anche letti, come dire, come si dice in giuridichese, da un po' con il combinato disposto delle delibere, perché non dobbiamo ogni volta prendere e riscrivere da capo cose che sono già in corso e sono già state fatte. O comunque questo è il mio punto di vista e come la interpreto io. Quindi il nostro voto sarà favorevole e basta, tutto qui. Grazie.